Amici che ci seguite da casa, oggi siamo qui all'interno della Sala Cannoniera La Rocca Paolina, accanto a me Alessandra Ancapalel, che ha organizzato una bellissima mostra di arte contemporanea intitolata Energia Femminile, e siamo alla seconda edizione. Ecco, questo tema, che cosa hai portato, che cosa hai fatto portare a questi artisti? Allora, come dicevo anche in prima edizione, energia femminile è intesa come forza creatrice della vita. Allora non è l'energia femminile che risiede soltanto nella donna, possiamo trovarla anche nell'uomo. È la forza della natura, è l'energia pura che viaggia sulla frequenza della conoscenza, e la ritroviamo in tutto il creato. Sono 20 artisti, abbiamo quest'anno anche due artisti francesi, e che hanno partecipato con noi alla mostra del Carousel del Louvre a Parigi, e poi hanno aderito alla mostra La Rocca Paolina. E poi abbiamo 18 artisti italiani, umbri e toscani. La Sala Cannoniera qui alla Rocca Paolina è veramente, veramente molto invitante, specialmente che dà un senso molto più artistico alle opere che sono esposte. Dobbiamo ringraziare qualcuno per questo oppure? Beh, sempre ovviamente il comune e l'amministrazione comunale, che comunque ci viene incontro e ci dà l'opportunità di organizzare queste manifestazioni, perché c'è bisogno d'arte, c'è bisogno del messaggio della bellezza, c'è bisogno della spiritualità, c'è bisogno della poesia, c'è bisogno della conoscenza in tutte le sue forme, perché è quello che ci eleva, e nei tempi come questi a maggior ragione c'è ancora più bisogno. Come avviene la selezione degli artisti? Proviamo a dare spazio a tutti. Abbiamo nella nostra associazione anche gli artisti che ci seguono da parecchio tempo ormai, sia artisti affermati sia artisti emergenti, anche perché l'arte e anche i percorsi personali si evolvono. E allora ecco, troverete in questa mostra, come dicevo, gli artisti che sono all'inizio del percorso, ma comunque sono bravi, diciamo ho scoperto del talento in loro e mi è piaciuto dargli questa opportunità, e anche dei artisti affermati che ormai ci seguono da parecchio e con cui abbiamo fatto un bellissimo viaggio che è passato per il Palazzo del Festival di Cannes quest'anno, Carousel del Louvre a Parigi, due anni fa a Bruxelles, l'anno prossimo probabilmente Spagna e Dubai. Ecco, diciamo è una selezione un po' trasversale. Questa Oxygen sta crescendo e ogni anno ci sono delle novità proprio veramente interessanti. L'inaugurazione di questa mostra, come si è svolta? Come dicevo, questa è la seconda edizione dell'Energia Femminile. E la prima edizione abbiamo fatto la classica apertura, dove sono intervenuti l'assessore Severini, l'avvocato Massimo Ferrari, la Francesca Cencetti, la direttrice dell'Istituto d'Arte Bernardino di Beto, e vabbè, insomma la classica presentazione. Invece adesso, alla seconda edizione, abbiamo voluto mettere un format un po' più frizzante, musica, intervista con diciamo gli artisti, e in apertura è intervenuto Giuliano Baiocchi, che è il presidente provinciale dell'Oxen. In effetti lo vediamo lì e adesso lo andremo a intervistare. Infatti questa serata ci sarà una cosa un po' particolare, alcuni artisti li intervisterò io e alcuni li intervisterà direttamente la nostra amica Alessandra. Innanzitutto l'Oxen, come dicevo prima, è un ente di promozione sportiva ma anche culturale, di promozione sociale, per cui quando è stata costituita Oxygen, che è un'associazione di promozione sportiva, culturale e sportiva dilettantistica, perché fa anche attività nell'ambito sportivo, si sono diciamo affiliati al nostro ente, insieme abbiamo contribuito alla formazione di questo statuto, e noi come ente siamo molto felici che Alessandra e Martinelli, con le loro iniziative, insieme alla loro associazione di cui sono presidenti e consiglieri, stanno portando avanti queste attività che per una città, per una regione come l'Umbria sono fondamentali. Siamo con Lucia Arcelli, artista perugina,
bellissime acquarelli e bellissima artista. Come mai acquarelli? Perché, allora, io dipingo anche a olio e acrilico, però in questo momento mi viene di dipingere ad acquarello, perché mi piacciono le trasparenze dell'acquarello e i colori tenui. In questo momento della mia vita mi viene di dipingere così. Cosa è per te l'arte? Allora, l'arte per me è un modo per trascendere la realtà, per trasportarmi in un mondo più intimo, più interiore, che trascende proprio dalla realtà quotidiana, che certe volte è banale, no? Dal tran tran della vita quotidiana. E dipingere e scrivere poesie, perché ultimamente mi viene anche di scrivere poesie, mi porta in una dimensione più spirituale. E in questo momento della mia vita lo sento molto. E infatti credo molto anche nell'arte come catarsi, quindi nell'arte come terapia, perché portare qualcosa di te sulla tela o sulla carta fa bene all'anima, fa bene, no? Tutti dovremmo coltivare la nostra parte artistica, la nostra parte creativa. E si trasmette pure a chi guarda. Esatto, perché non ci deve essere solo la tecnica, che comunque è importantissima e che comunque ci vogliono anni prima di raggiungere una tecnica soddisfacente, ma ci deve essere anche la nostra essenza, la nostra anima. Siamo con Walter Capezzali, architetto, storico del cerimoniale e artista, di fronte ai suoi meravigliosi collage. Come mai il collage, Walter? Ma è una passione che ormai coltivo da almeno 40 anni, forse 50, e che mi piace giocare con le immagini. E quindi il collage salta fuori dal fatto di utilizzare delle immagini che sono già in giro, in commercio, nelle riviste, in qualunque altro tipo di cosa uno può trovarle, e poi decontestualizzarle, ritagliarle, incollarle e creare delle situazioni differenti. In più sono un appassionato di mitologia, ecco perché molti collage hanno una situazione mitologica. Mi piace creare delle storie. Roberta Bianchi, artista perugina, artista emergente, e siamo di fronte ai suoi ritratti. Perché i ritratti, Roberta? Diciamo che io ho sempre avuto questo desiderio di poter ritrarre il volto umano, cioè per me il volto è la cosa principale da cui prendo ispirazione, anche perché già da quando ero una ragazzina avevo questa, diciamo, passione per ritrarre. Io chi incontravo ritraevo: il nonno, la vicina di casa. Poi la vicina di casa mi diceva: mamma mia quanto sono brutta, perché magari facevo tutte rughe, no? E col passare del tempo devo dire che avevo un po' accantonato questa mia passione per il disegno. Poi ho incontrato l'Alessandra, la curatrice d'arte, e ho ripreso a dipingere, e lei ha notato questa mia caratteristica. Quello che a me piace è dare l'idea tramite la mimica facciale e tramite lo sguardo di quello che poi è il sentimento che sta dietro al volto, perché un volto non è altro che uno scatto, come un fotografo che fa una foto, e quindi in quel caso, no, c'è quell'istante in cui viene espressa un sentimento che potrebbe essere di felicità, di gioia, di tristezza, di aspettativa, e questa è la cosa che mi interessa particolarmente. È un meraviglioso inizio e speriamo che sarà un buon inizio di carriera artistica. Speriamo, chissà. Veronica Finucci, artista di Siena, cosa vuole rappresentare con le sue opere? Le mie opere si chiamano Selfie, è un mio progetto artistico che ho deciso di affrontare con la tecnica del mosaico, e quindi metto in contrapposizione un'arte antica contrapposta appunto alla fotografia intesa come selfie, come scatto velocissimo che ferma un momento della nostra vita, quindi due tempi diversi, uno lontano che dura, diciamo, in eterno, e uno veloce che sparisce in un attimo. Marco Garbin, artista padovano, stabilito a Cortona e oggi con noi a Perugia. Marco, parlami della tua arte. La mia arte inizia oramai più di 25 anni fa, con l'attrazione per il bello che mi faceva stare vicino alla mia penna, alla mia carta, per riuscire a dare
esprimere impressioni e via dicendo, fino ad approdare al mosaico che ha aperto uno spiraglio nella materia, e riuscendo a darmi anche un'immagine un po' più corposa di quello che erano i miei sentimenti, i miei modi di vedere le cose. Ecco. Qui alla Rocca Paolina ho portato dei lavori che sono con una tecnica diversa dalla mia abituale, principalmente sono acquarellista, però faccio anche lavori ad olio o acrilici e quindi qui ho pensato questa volta di portare questi lavori. Quando che ha realizzato un'opera, che sensazione trova? Allora, questo è importante dirlo perché uno può pensare che sia fatto di ciò, sì, va bene. Invece no, c'è un ripensamento sempre, cioè un'opera non è mai terminata, diciamo che possono passare anche i mesi, che uno magari vede e ci può rimettere la mano, perché è soltanto con il tempo che si possono acquisire e vedere meglio le caratteristiche, le cose che ti soddisfano di più. Può essere un colore che è poco troppo acceso, un qualcosa che opacizza, che non dà la luminosità, oppure anche da un punto di vista tecnico come elemento, diciamo, costruttivo, perché a volte quando fa un paesaggio, se è la natura normale, così qualunque elemento, ma se si fa qualcosa con architettonica, ad esempio uno scorcio di un paese, un castello, una rocca, qualsiasi cosa, si può vedere che c'è qualche piccolo elemento che è da correggere, da fare, quindi c'è un ripensamento spesso, non è l'immediatezza, non è subito appena una terminato. Nadia Betti, artista umbra, selezionata per esporre al Carousel del Louvre a Parigi quest'anno e adesso alla Rocca Paolina. E domandiamo a Nadia cosa rappresentano le sue opere. Le mie opere rappresentano la libertà, in movimento, come dico io, perché mi piace molto questa sensazione di eterea, di luce, di particolare colori delicati nella colorazione, ecco, amo molto questo. Cosa è l'arte per te? Per me l'arte è esprimere la mia essenza, quello che ho dentro, il piacere di poter comunicare senza parlare, proprio le mie emozioni. E i progetti futuri? I progetti futuri, intanto ti ringrazio molto per questa opportunità, anche qui adesso alla Rocca Paolina, a Parigi è stato veramente meraviglioso. E niente, spero di continuare a farmi conoscere il più possibile in Italia, anche all'estero, anche tramite il tuo aiuto, e andiamo avanti. Siamo con Ornella Busti, artista umbra, artista selezionata per partecipare alla mostra internazionale del Carousel del Louvre a Parigi, a Cannes, a Bruxelles, e anche artista premiata dell'Enciclopedia d'Arte Italiana. E molto appassionata della fotografia. Perché la fotografia, Ornella? In questo momento ho scelto la fotografia perché è la forma più semplice di ritrarre la natura, soprattutto perché sono innamorata della natura. In particolar modo della natura mi colpisce l'acqua. E infatti dopo una prima fase di fotografie molto tradizionali, tipo paesaggi, monumenti, eccetera, piano piano ho scoperto la bellezza dell'acqua e quindi praticamente mi sono, diciamo, specializzata nel fotografare gli specchi d'acqua e i meravigliosi riflessi che si rispecchiano dentro gli specchi d'acqua. Infatti le fotografie che si vedono in questa mostra sono tutte fotografie in cui l'acqua è protagonista. Emiliano Biancalana, artista umbro, artista giovanissimo, molto bravo, anche perché è stato selezionato per le mostre di Carousel del Louvre, per Cannes, per Bruxelles, ci ha seguito praticamente almeno in 3 città europee e speriamo che farà altrettanto in futuro.
Emiliano, parlaci della tua arte. Ma la mia arte è molto semplice, non c'è nulla da spiegare, non mi rifaccio a nessuno, anche se può sembrare un po' Pollock, però è semplicemente un movimento istintivo. Osservo una meravigliosa esplosione di colore. Cosa sprigiona, Emiliano, questo colore? Questa esplosione di colore è un bisogno di spazio, un bisogno di tirar fuori ciò che è dentro, ciò che sento al momento. E da quando ti sei avvicinato alla pittura? Allora, la prima volta che mi sono avvicinato alla pittura è stato nel 2003. Andai da un pittore qua a Umbro, al suo laboratorio, e cominciai con il figurativo. Poi mi iscrissi all'Accademia di Belle Arti e da lì, tramite un percorso, sono arrivato a questo risultato. Michele Martinelli è un artista veramente, veramente pregiato, addirittura ha servito l'ambasciata dell'Iraq qui a Roma. Con quale opere tu hai arricchito questa ambasciata? Beh, a parte i numerosi dipinti che ha comprato Sua Eccellenza, con 5 sculture che sono presenti alla FAO, all'ONU, all'UNESCO e alla World Food Program. Sono opere di denuncia sociale, quindi vediamo il barbone, vediamo la solitudine e la tristezza di alcuni popoli e la solitudine degli anziani. Diciamo, si entra proprio nel tema, nel sociale. Che cosa vorresti dire tu con queste opere? Vorrei dire che al di là dei smartphone, delle televisioni, del calcio e diciamo di tutto quello che è goliardico, c'è altro nella vita e c'è gente che veramente sta male e c'ha delle situazioni che non è facile vedere, ma esistono. È una nuova linea di opere che sto eseguendo, viene fatta con tempera all'uovo su base resinata. Sarà la linea di una mostra che nascerà il prossimo anno. Siamo di fronte alle bellissime opere dell'artista Paola Giordano, artista ombra, che è stata selezionata anche per Carousel del Louvre a Parigi. Aspettiamo alla Rocca Paolina, all'Energia Femminile Vibrazioni, dal 4 novembre al 13 novembre, e poi seguirà subito un'altra mostra presso il centro di Quarciano, centro Gherlinda, presso la nostra galleria Art Gallery Oxygen, una bellissima mostra anche lì, che si intitola Frequenza dell'Anima.